Salve a tutti, Franza, tutto parkourri. Ragazzi, oggi proviamo WWE 2K22, perché non lo so dire in inglese. Allora, raga, è wrestling. Francamente, vi dico subito, questo è uno dei giochi in prova sul abbonamento premium di PlayStation Plus. C'è questo, c'è Farming, che proveremo nei prossimi giorni con Max, con Giovannino. Faremo una bella live a 3 di Farming. Anzi, se c'è qualcuno che vuole giocare con noi, lo dica, perché facciamo un bel bordello. Abbiamo 2 ore di tempo, ma ci faremo uscire una bella live. E niente, sostanzialmente il wrestling è sempre stato una cosa che a me piace. A inizio anni 90 lo straseguivo, all'epoca di Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Andre the Giant. C'era Dan Peterson a commentare, fenomenale. Poi non è stato più trasmesso in Italia. A inizio anni 2000 tornò ad essere trasmesso, e là veramente tutte le sere che c'era il wrestling, la domenica mi ricordo sempre a guardarlo. Ci stavano i vari Batista, Triple H, Kurt Angle, di tutto e di più, John Cena. Finché, ragazzi, poi ancora una volta è scomparso ed è tornato ultimamente, perché adesso lo stanno trasmettendo su D-Max. È alla portata di tutti. Quindi andiamo a vedere un po' sto gioco. Come al solito sono prove di giochi fatti un po' così, perché tanto lo so che non lo seguirete, quindi alla fin fine è una prova un po' fine a se stessa. Però andiamo a provare questo titolo che da tanto tempo. Io nel 2006, l'ultimo gioco di wrestling, presi Raw contro SmackDown. Era bello. Questo mi sembra graficamente eccezionale. Quindi partiamo, ragazzi. Come al solito vi dico, iscrivetevi al canale, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social. Sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon, perché tutti i giorni metto le migliori offerte di Amazon, e c'è anche il wrestling tra le altre. C'è Fruit Lab, c'è Twitch e c'è il nostro canale ufficiale Supercoris 84 per le news in anteprima. Sono da Gigliotti, con cui vi chiedo quello che volete vedere sul canale di volta in volta. Partiamo. Ho dovuto levare la musica al volo perché sennò copyright al 100%. Ed è inspiegabile la cosa. Allora, mio GM, my faction, my rise, la mia ascesa. Showcase, Universe, Superstar, Money in the Bank. Ah, raga, ci sta un po' di robetta, Bello il negozio, quasi corrente, ci sta un botto di gente. Ted DiBiase, l'uomo da $1 milione, Allora, ragazzi, proviamo, che ne so io. Showcase, io non so manco che cazzo è Showcase. In a universe populated by monsters, giants, and larger-than-life beings, I was determined to find my own path to the top of the mountain in sports entertainment. I wasn't gifted with superhuman size or strength, but I did have an insatiable thirst to learn, the physical gifts to take to the air, and an uncle who was more than happy to give me the tools needed to become one of the greatest competitors to ever lace up a pair of boots. Starting my career in Mexico, I'd be known first as La Lagartija Verde, which means the Green Lizard. And beh, allora Mysterio è stato uno dei miei preferiti pure. Still a teenager, I would eventually earn the highest honor from my uncle, as I was officially crowned Rey Mysterio Jr. I would take everything I had learned from my uncle and make it all my own. I would bring Lucha Libre to the world stage. I would make cruiserweights as popular as our heavyweight counterparts, and I would prove that a cruiserweight could win it all as long as they were given the opportunity. I would arrive in America, first stopping in ECW before garnering the attention from the top people at WCW, who quickly signed me to a contract. With my foot in the door, it was just a matter of time before I took over the world of sports entertainment. Every step, a battle. Every opponent, a new face, contro Eddie Guerrero. Every match, giving me a new objective to strive to meet. Should I try to weaken their legs? Throw all of my aerial techniques at them? Maybe surprise them with some defensive lucha libre? Take it to the outside? Show off my newest move? By the time I got to the ring, I always had a little mental list of things I wanted to try in order to win. And with every victory, I got another reminder that the best was yet to come. After winning WCW's Cruiserweight Championship, Cruiserweight Tag Team Championship, and the World Tag Team Bellissima Championship, sta storia, I would finally head to WWE to further build my legacy.
In the near 20 years since I debuted in WWE, I have become known as quite simply the greatest luchador in sports entertainment history, the greatest mass superstar of all time. Rey is the king. Having competed against every big name possible and having defeated nearly everyone that stepped in my way. Not every road is paved with gold, and mine was no different. But even when the road gets challenging, there's always opportunity. The opportunity to learn from mistakes, to grow as a competitor, and to get better. I may not have had my hand raised every time out, but there's never been a time where I didn't leave the ring better than when I entered. Ah, cazzo, lo vedo quando ha vinto il mondiale. Vamos! Ah, vedi qua, praticamente ti fa rivivere la storia di Rey Mysterio, bellissimo. 97. WCW, partiamo. Memories behind the infamous match of Halloween Havoc 1997, which I truly believe is a match that put me on the map. I was a big fan of Eddie growing up, so to be able to forward all these years and then eventually share the ring with him was incredible. It was an honor for me to face one of the Guerreros. Overall, that match was highly important for me. The fact that I could become Cruiserweight Champion that night and defend my mask, not have to be unmasked, you know, that was something that was really in the back of my mind. I just didn't want to go through that. They were trying to take off every luchador's mask one by one, and I was on the list. So you could only imagine the stress that had built up. And for us luchadores, it's a very prized possession. You know, this is something that I've carried since 1992. We both know, Eddie and I, what the mask means to us that carry it. So he knew what was at stake. I would never give him the satisfaction of taking my mask. Never. Minchia, voglio, è bello, mi piace a me la storia, quando si parla di storia di sport io sono animalesco. Vediamo di capirci qualcosa, ragazzi. La grafica è molto realistica. Oi oi oi. Suplex, direi. Oh. Ah, questa è la mossa più bella, direi. Come ha fatto prima a schiararla? Pezzo di merda. Oh cazzo. A sto stronzo. No. Ah, ma ci resta una pia, raga. Dai, dai, alzati. Oh. Sì, però, dai, porco zio. C'è una flamba, stiamo a parlare di 25 anni fa. Vabbè, sono i tre misteri. Raga, non riusciamo a reagire. Che cazzo vi do di?
sono in zarrezza. Eh dai, porco disco. Allora vado. Sì, ma non reagisce, quello è il problema. Dai, piccalo. Oh, schiaralo. Ah sì, però se ci metto mezz'ora, frate. Si incazza Rey Mysterio. Oh cazzo. Vai, boom. Oh, hanno ammazzato. Dai, porco zio! Ah. Schiaralo! Porco zio! He always does. It's beautiful to see. Alzati, Ray. On the receiving end, but it sucked being on the other end of that senton. And seeing him taunt me, you know, it kind of boosted me up. It fueled me up to keep going during that match. Alzati. Alzati, Ray. Vabbè, manzarrizzo e chioco sto. No. Suplex. Ebba! Ah no, cazzo. Porco zio. No! Ah sì, ma questo non sta manca a conta.
Ma che pareggio, sono rientrato io. Porco zio. Bello ragazzi, devo dire molto bello. La grafica è fatta bene. I've sat and watched that match. I actually watched it not too long ago with my son Dominic. And it's a match that I still learn from. And you know, it's a match that doesn't get old. I truly believe that if there was no Eddie Guerrero, my career would have gone a different direction. Viva la raza. After our epic Halloween Havoc clash, Eddie and I were on better terms, but still found ourselves unable to resist the friendly competition in WWE. Holding the WWE Tag Team Championships only drove us to wonder who the better man on the team was. We both held victories over the other, but the chance to meet at the Showcase of the Immortals, WrestleMania, was something we couldn't pass up. For the first time ever, two tag team champions would go one-on-one at the grandest stage of them all. We both knew what this match meant to the other, and it's what made it so fun to go out there and try to take the glory for ourselves. With no hard feelings, of course. Bello, ragazzi. Molto bello vedere queste cose storiche. Ecco perché vi dico, mi manca tanto su Formula 1. Comparto storico. Oi oi oi. Ai ai ai. Dai, alzati Ray. Detto anche Blu-ray veniva chiamato Rey Mysterio, non è vero? Sì. Ah, Rips, ta. Vabbè, bastardo. Ah. Sali sulla corda, sali sulla corda. Sali sulle corde, Ray. Dai, sali. Come cazzo si fa a salire sulle corde? Madonna, che ammazzate. Però non gli avevo un cazzo di energia. Ai ai ai. Ci ho fatto la stessa cosa che facciamo di solito. Aggia Eva. Pialo. Non reagisce Rey Mysterio.
Cazzo, sbaglio sempre pulsante. Sofferente Ray. Pianta a cazzotti l'arbitro. Rigore. Pasti. Niente, niente pasticcio. Gelato al cioccolato, dolce un passalato, gelato al cioccolato. Harris, tarei. Dai una ripassata alla buon'anima di Eddie La Rasa Guerrero. Sì, sì, vieni, vieni. Vieni. Porco zio. Ammazzate che ha dato, ma schiaralo, no, schiaralo. Ma si fa schiara? Porco zio, voglio niente. Mosserpiche di Eddie La Rasa Guerrero. Si butta dalle corde. No, dai, 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 che l'abbiamo quasi finito, su, veloce. Orco, scambio di colpi erpici. Ci prova Guerrero. E niente, il Re Mysterio non ce la fa. Bellissima però sta modalità storia. Colpo erpico. No, cazzo. Fino all'ultimo colpo. No, porco di Lourdes. Madonna che mossa che mi è riuscita mo, ragazzi. Fenomenale, Lip Nasty. You know, I've always said Balla. That it was always very cool to just compete against Eddie. With all the extra personal stuff, Eddie has always had my respect, you know, and a year removed from being WWE champions, everything he did was so flawlessly executed, like to the T. I knew this was going to be something special and another test that was yet to come. Bello, era troppo bello vedere questa cosa storica. Just when you start feeling comfortable, things get out of control and no longer technical.
Now, that was Eddie. Oh, Eddie made you feel so comfortable, and once you least expected it, there you go, over the top rope. He'd take you out of your comfort zone. I take this back to Halloween Havoc. I try to get fancy with him. He pulled me off the apron immediately. So this time, I made sure I ended up on top in the ring when I wanted to show off for a quick second. Live and learn, correct? Alzati, Rai. Va bene, ci viene questa mossa speritata. Va bene. Alzati. Vabbè, raga, non lo riesco a colpire più. Sto premendo tutto. Combattutissima la sfida. Dai, dai, dai. Va bene, è venuto la fa. I shoots. Bellissima! Dai, Rai! Atterralo! No, è culo, guarda là, va, presa le corde. Dai! Alzati, Rai! Ci prova di nuovo. Porco zio, voglio. Venisce più. Ciao Eva. Ma non lo riesco a infliggere più di tanto, perché vedete i danni che gli faccio sono pochissimi, so. Ah, già Eva.
vabbè, ragazzi, dobbiamo lottare. Suplex City. Vabbè, non ho sappiato questo. Ci addi. Vito qua. Ho scoperto un nuovo pulsante. No, scappa! Ma sto prendendo per scappa! Porca troia. Venisce qua. Non finisce più. Però ce la stiamo a dare. Ah, porco di Lourdes. Alzati, Rai! Alzate Lucas. Vai, si salva per culo, Ray. Provati a alzare, Ray. No, dai, cazzo. No, è culo. Sì, ne va bene, è fatta la mossa. Alzati! Grazie a te. Va bene, raga, devo andare così, devo vincere Eddie La Rasa. Bello, bello, mi sta piacendo. Lo proveremo a fare di nuovo. Winner, bello, bello. Bella la grafica. Divertente il gioco, un po' lungo. Pensate che qua veramente sarebbe quasi morto Carrello dopo. Allora, ragazzi, se vi piace questo gioco, abbiamo 2 ore di prova. Faremo un'altra puntata. Ciao, agliò.